interessati al un talk che riguarderà anche appunto e soprattutto l'insegnamento di Android, ma sono contento perché si vede che l'argomento allora è anche sentito. Io sono Matteo Baldoni e afferisco al Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Sì, si vede anche già dei lucidi, a parte il nome, perché come sono arrivato qualcuno ha visto i lucidi e fa: ah sì, si vede che sei un accademico perché li hai fatti in LaTeX, no? I lucidi. Sì, è vero, li ho fatti in LaTeX. Se non sapete cos'è il LaTeX, in effetti, allora magari l'università non siete passati, perché effettivamente è molto utilizzato il LaTeX in ambito accademico per fare il typesetting di documenti, articoli e anche presentazioni. Quindi sono stato subito sgamato con appena hanno visto i lucidi e neanche hanno letto l'afferenza. Cosa andrò a parlare? Beh, intanto mi presento un attimo e presento da dove arrivo, visto che anche le presentazioni di stamattina tutti hanno detto l'azienda a cui arrivano, e io quindi presenterò il corso di laurea in informatica, dirò due parole del corso di laurea in informatica di Torino e poi tratterò quello che è un po' l'argomento del mio talk: insegnare tecnologie, in particolare insegnare tecnologie come Android, e quindi mi focalizzerò nel parlarvi di Android, anche perché tra le varie cose che insegno io ho anche un modulo all'interno di un corso al terzo anno in cui insegno Android, e quindi posso dire due parole di questa mia esperienza. Dico la mia opinione, secondo me, questa personalissima opinione. Io faccio anche parte della commissione orientamento del nostro corso di studi, quindi per certi versi usare un termine un pochino magari più moderno, un evangelista del corso di laurea, no? In effetti io mi chiamo Matteo, poi gli altri membri della commissione sono Marco, Luca, e non è uno scherzo, e quindi in effetti c'è anche il presidente che si chiama Maria, no, non è vero, però diciamo che insomma, in effetti scherzando tra di noi ci chiamiamo evangelisti, no? E vi dirò la mia però personale opinione, anche se insomma è un'opinione venuta fuori con discussioni proprio nell'ambito dell'orientamento di cosa intendiamo insegnare tecnologie. E come almeno noi cerchiamo, io cerco di farlo all'interno del corso. Per rendere più concreto questo farò un esempio, ed ecco l'argomento del titolo che avete visto: le applicazioni Android si ispirano ai sistemi multiagente. Bene, io cercherò di portarvi una connessione tra questi due mondi, connessione che poi ho scoperto durante pranzo. Il speaker in sala Cavour di stamattina, Stefano Sanna, ci siamo conosciuti io e lui nel 2000 a una summer school di sistemi multiagente, quindi divertente, confermato anche da questo. E poi insomma chiuderò con qualche considerazione. Allora, vi dicevo, io sono professore associato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Per chi non è di Torino, a Torino ci sono due atenei, uno è il Politecnico e uno è l'Università. L'università ha il corso di laurea di informatica, all'università è il secondo corso di laurea più vecchio in Italia, nato l'anno successivo al corso di laurea di Pisa, il corso di laurea di informatica di Pisa, che è il più vecchio d'Italia. È nato proprio dall'esperienza comune, che era l'esperienza del CEP di Pisa. Al CEP di Pisa ci lavorarono accademici che provenivano appunto dall'Università di Pisa e gente dell'industria che arrivavano da Ivrea, da Olivetti. Le persone che in qualche modo avevano accumulato questa esperienza contribuirono non poco alla fondazione del corso di laurea in informatica, che proprio un paio d'anni fa ha festeggiato ormai siamo a 43 anni di costituzione, che non è poco. Uno dei dipartimenti anche più grossi in Italia, come Firenze, il Dipartimento di Informatica ha oltre 70 strutturati e con borsisti, assegnisti vari, superiamo i 120 persone. Quindi insomma una realtà non da poco. Ci occupiamo di lavorare in moltissimi rami, dall'intelligenza artificiale, di cui faccio parte come area, area reti, area teorico fondazionale, insomma sono coperte tutte le aree rilevanti dell'informatica.
Io insegno, così mi presento meglio, programmazione 2, che è un corso di programmazione al primo anno della laurea di primo livello, quindi quella triennale per intenderci. Insegno poi parte del corso di interazione uomo-macchina, sempre in primo livello, al terzo anno, dove ho questo moduletto di Android che abbiamo inserito da 2 anni all'interno di questo corso, quindi magari il corso di interazione uomo-macchina può suonare strano, cioè il suo senso, ma in qualche modo l'abbiamo fatto anche per trovare un modo più veloce di inserire questo tipo di contenuti. E poi insegno agenti intelligenti alla laurea magistrale, quella anche di secondo livello. Ho tenuto anche qualche corso al terzo livello, quindi quello del dottorato, sempre su argomenti di agenti intelligenti. Sì, appunto, faccio parte del gruppo di intelligenza artificiale e in particolare al gruppi che si occupano di rappresentazione e ragionamento automatico e quello di agenti, computazione basata su agenti e servizi. Dunque, questo è il nostro corso di laurea, come è strutturato. È strutturato il primo livello, che trovate scritto qui, questo qua, il primo livello, 3 anni, si suddivide in questo modo, ha un biennio comune, in cui diamo i fondamenti di quello che riteniamo importante che un informatico sappia e poi al terzo anno si possono scegliere tra 3 indirizzi: linguaggi, sistemi, reti e sistemi informatici e informazione e conoscenza. Tutti forniscono la stessa laurea, sono solo degli indirizzi precostituiti per permettere agli studenti di approfondire quello che è il loro maggiore interesse del personale. Queste 3 lauree in qualche maniera si declinano anche in 3 indirizzi alla magistrale: reti e sistemi informatici, sistemi per trattamento di informazioni, realtà virtuale e multimedialità. Nel grafico non è rappresentato, ma abbiamo poi anche il terzo livello, che è un corso di dottorato di 3 anni in informatica. Il nostro corso di laurea, quello dei 3 anni, diciamo il primo livello, i contenuti sono stati concordati, lungamente discussi e concordati in accordo anche appunto con la Camera di Commercio di Torino, dai rappresentanti della Camera di Commercio e dell'Unione Industriale, proprio perché volevamo avere nella costituzione dei contenuti un feedback forte di quelle che sono anche le necessità del territorio in cui i nostri laureati andranno poi a lavorare. Tutte queste varie informazioni le potete trovare all'indirizzo illustrato, che appunto contiene materiale relativo all'orientamento per il nostro corso. Andiamo un attimo più nel fuoco di Android. Android lo abbiamo inserito da un paio d'anni e nel corso appunto di interazione uomo-macchina. In tale corso, che è obbligatorio per uno dei curriculum e opzionale per gli altri 2, ma in pratica viene scelto dalla maggior parte, e tra parentesi devo dire che il fatto di aver introdotto Android ha favorito moltissimo questa adozione di questo corso, questo modulo è composto di 3 CFU, ossia in termini di insegnamento che noi eroghiamo sono 30 ore. In sostanza i 3 CFU corrispondono a un carico di lavoro da parte dello studente complessivo di 75 ore tra studio individuale e frontale. È suddiviso in 2 parti, una parte di teoria e una parte di laboratorio. Nella parte di teoria introduco un po' le basi del framework Android, e nella parte di laboratorio sviluppiamo insieme un'applicazione che è un semplicissimo lettore RSS per alcuni appunto feed che il nostro corso di studio eroga, quindi gli aggiornamenti per gli stage, gli aggiornamenti per le notizie, insomma questo è un po' l'obiettivo. Molto semplice, ma il tempo è anche estremamente poco, e devo dire che anche le strutture spesso non aiutano. Qual è il problema di insegnare tecnologia all'università? Ma che l'università, gli studenti arrivano con una forte aspettativa
quella di imparare le cose che fanno la moda, le cose che insomma in qualche modo li hanno anche condotti a iscriversi. Io non nego che quando mi sono iscritto in informatica, era l'87, non avevo mai visto un computer, ma avevo visto Wargame, e quindi assolutamente il tic-tac-toe del film, volevo sapere come si poteva fare. Quindi non nego che anche per me era stata la stessa cosa, diversa perché erano tempi diversi, non avevo, il mio primo computer l'ho avuto anni dopo, che costavano molto molto cari allora, però il sogno di uno studente quando si iscrive è sicuramente una forte componente che spinge uno studente a prendere un corso piuttosto che un altro, e questo sogno sicuramente va rispettato. Qual è l'aspettativa delle aziende? Beh, che si insegni le cose che poi loro devono andare, utilizzano nel lavoro. Quindi sicuramente quello che è l'aspettativa delle aziende è che quando lo studente si laurea gli chiede: hai fatto questa cosa? Sì, perfetto, così io ti assumo e sei subito produttivo. Beh, signori, non è facile conciliare questa cosa, sebbene sembra facilissimo. Cioè, io come insegnante cosa faccio? Perfetto, prendo le aspettative dello studente, visto che in questo caso è anche coincidono con quelle delle aziende, sapere, voglio conoscere Android, ho bisogno di programmatore Android, gli insegno Android e tutti si vivono felici. Non è così facile. Non è così facile per vari motivi. Io non sono così vecchio, sono del 68, ma non sono insomma così vecchio, ma abbastanza che quando ho studiato io, ad esempio, Java non esisteva. Io mi sono laureato che Java non esisteva. Java è nato dal 92, 91 con Green, poi 92 con prendendo il nome Java, eccetera eccetera. Insomma, Java è nato, che è venuto fuori che io sì, stavo laureando in quegli anni, mi sono laureato nel febbraio 93, e quindi insomma non me l'ha mai insegnato nessuno. Io insegno Java, programmazione 2, lo insegno in pratica quando faccio Android, lo utilizzo quando faccio agenti intelligenti, perché faccio vedere due piattaforme, Jade e JSON, che sono fortemente basate in Java, e mi reputo un discreto programmatore di Java, eppure non l'ho mai, nessuno me l'ha mai insegnato. Quindi in qualche modo cosa voglio dire con questo? Ma che le tecnologie, ora Java è un linguaggio, possiamo mettere insieme le tecnologie, prima o poi passano, io ne ho studiate altre di tecnologie, queste sono passate, sono belle che morte. Quello che è il problema è che appunto una certa tecnologia, soprattutto nel campo dell'informatica, nasce un momento, esplode immediatamente la necessità da parte di tutti di saperla, e poi finisce un paio d'anni dopo. Per un insegnante è difficile questo. Uno, un insegnante non è all'interno del, diciamo, non è uno sviluppatore, diciamo così, a pieno titolo, che non è sempre sulla tecnologia nell'onda in quel momento. Ha molte altre cose da fare, insegnare, oltre che fare ricerche, io faccio anche ricerca, vengo anche valutato su questo. Quindi c'è un certo tempo di latenza tra quello che è la tecnologia e quello che magari l'insegnante. Io sono convinto, badate, che un insegnante non può non sapere quale sia la tecnologia sul momento, però non sono sempre convinto che debba insegnare la tecnologia, che del momento. Lo si fa per esempio con Android, lo facciamo e lo insegniamo. Però adesso io volevo farvi vedere anche come mi piacerebbe, cerco di farlo, qualche studente lo vedo qui e quindi mi potrà testimoniare se ho tentato di fare o raccontare queste cose, poi dubito che non qualcuno dormiva nel momento in cui lo dicevo, però vediamo. Non sono sempre convinto che si debba, o almeno si deve insegnare la tecnologia, ma permettete di provare a insegnarla in un certo modo, che adesso proverò a farvi vedere come. A quale fine? Qual è il fine che non voglio proprio insegnare tecnologia, adesso uso io perché appunto la mia... non voglio proprio insegnarla esattamente come è la
l'aspettativa di tutti, cioè come l'aspettativa dello studente che vorrebbe al primo anno programmare all'istante nel suo telefono, quella dell'aspettativa dell'azienda che appena gli chiede sai la libreria tot eccetera, dico sì l'ho fatto, me l'hanno insegnato lo scorso anno, perfetto, quindi sai l'ultima versione, quindi permettetevi di lì. Beh, perché in qualche modo il mio lavoro è anche un po' diverso, è quello di insegnare. Io quello che devo fare è un pochino diverso che, diciamo così, illustrare un manuale. Adesso sono un po' forte nei termini, passatemeli, devo anche fare un po' il mio ruolo, quindi uso il manuale per dire il manuale che spiega una certa tecnologia, lo faccio un pochino adesso apposta. Ma quello che secondo me è importante andare a spiegare e che io ho trovato utile chi mi ha insegnato è di lavorare anche su quello che è il problem posing, cioè lavorare sul problema e come dal problema e come si guarda il problema e si può arrivare a una certa soluzione. Questo è sicuramente una delle cose che ci dobbiamo noi come insegnanti incaricare di fare, mostrare il perché si è a un certo punto. Questo porta via tanto tempo e allora magari quando io faccio un corso di Android mi limito magari a far vedere un paio di activity e come si lancia da un activity si può lanciare un'altra activity e non posso certo far vedere tutte le enorme librerie che permette Android, ma devo andare a scegliere che cosa. Quindi quando però spiego quella cosa vorrei trasmettere qualcosa in più, insomma, in altre parole, in mia opinione, la chiave dell'insegnamento deve essere sempre e solo creare connessioni. Quando si è all'università, lo studente deve imparare soprattutto, secondo me, a pensare e a affrontare, a sapere come porsi per affrontare i problemi. Non conoscere tutti gli strumenti che ha a disposizione, ma sapere che ha a disposizione degli strumenti che può poter utilizzare. Sapere allora guardare a questi strumenti in maniera critica e saperli scegliere per affrontare il problema. Quindi per certi versi chiedo pazienza agli studenti se non gli faccio vedere all'istante come si fa un'applicazione Android e se al primo anno appunto bisogna faticare un po' sulla programmazione che magari non piace sempre. Chiedo pazienza anche alle compagnie, alle aziende, perché non è possibile fornire sempre l'ultima tecnologia, ecco, ma quello che noi facciamo è cercare di fornire degli studenti che sappiano pensare. E riporto che è davvero un piacere per me quando durante gli stage formativi di studenti il responsabile esterno di un'azienda viene a discutere in commissione di laurea e nel quasi totalità dei casi la cosa che ci dice è: ah, sono veramente soddisfatto di questo studente, sono contento, ha saputo affrontare benissimo il problema, sì, ha dovuto studiare ma ha imparato velocemente e si è messo in carreggiata molto rapidamente. Ecco, questo è quello che noi miriamo, questo è il risultato che ci piace raggiungere. E allora quindi quando si guarda ad Android, ad esempio, allora l'Android non si può guardare solo come un insieme, un framework per programmare device mobili, ma bisogna vederlo come una vera applicazione grossa di event-driven programming, allora, dove vengono applicati i concetti, dico così, così almeno ve li ricordate quelli che mi hanno seguito, del binding dinamico, fortemente, di cosa vuol dire fare overriding, perché lì giocano un ruolo fondamentale. Bene, allora bisogna sottolineare, far vedere che quello che hanno studiato negli anni prima, lì hanno la loro applicazione, e la loro applicazione è veramente fondamentale. E poi anche concetti di riuso del software, ed è quello che adesso mi focalizzerò con la piccola presentazione che adesso andrò a continuare. Insomma, creare connessioni con altre cose viste, anche distanti da quelle che possono essere la materia in oggetto, è l'obiettivo dell'insegnamento. Creare
connessioni, link. Queste connessioni link saranno quelle che poi verranno sfruttate quando si andrà ad affrontare un nuovo problema, quindi un problem posing, che andrà risolto per trovare una soluzione. Perché solo conoscendo una metodologia per risolvere problemi si potranno risolverli in fretta e in modo produttivo, non solo conoscendo una certa tecnologia. Beh, io personalmente mi sento più a mio agio a insegnare con la metodologia per risolvere problemi, più che una tecnologia. Certo che poi questo va applicato facendo vedere anche la tecnologia. E allora vediamo un esempio. Questo è l'esempio appunto che abbiamo fatto in aula, che è una semplicissima appunto applicazione che ha una activity sulla vostra destra, che clicca un bottone e poi fa il download di un'altra activity di un RSS visualizzandolo in formato HTML. Ok? Molto semplice, l'ho presa da uno dei libri di testo, l'ho modificato un po', e quindi è uno con cui inizio, no, l'insegnamento anche in Android in diversi libri. E, va bene, questo è all'inizio di questi vari libri. Io mi fermo sostanzialmente quasi lì, perché poi il resto non c'è tempo, o comunque non vorrei neanche insegnarlo in quel modo in cui viene messo insegnato in libro. Bene, allora vi faccio vedere come si fa questa applicazione, immagino che tutti lo sappiate, ma non importa, andiamo a vedere perché voglio proprio farvi capire l'impatto. Benissimo, questo è l'Android Manifest. Allora, quando bisogna descrivere un'applicazione bisogna scrivere un Android Manifest, un file XML. Con Eclipse lo si può scrivere molto anche con aiuto di dei form appositi, ma come stesso manuale consiglio, lo mettete anche le mani direttamente. Quindi uno deve imparare, qui si va dentro, allora bisogna scrivere il package, bisogna scrivere la versione del codice, poi dopo i vari permessi, eccetera, elencare un tag application, dentro dei tag activity, in questi tag activity elencano le varie schermate che sono presenti nella nostra applicazione, si chiude poi il tag applicazione e si chiude il manifest, ok? Questo è il manifest ed è il pezzo fondamentale per far partire, definire un'applicazione in Android. Bene, questo è un pezzettino del codice di questa activity. Non so dirvi cos'è l'activity, lo sapete tutti, quindi no. Allora, per andare a scrivere questa activity devo definire, fare l'overriding di un metodo onCreate. Questo metodo va a prendersi un altro file XML che l'inflatter espande e imposta la view. Questa view elenca i vari bottoni e ogni bottone è scritto nell'XML che verrà richiamato al suo click un metodo. Questo metodo è showSelectedRSS. Quindi io quando clicco uno di quei bottoni viene eseguito questo metodo che vedete illustrato sul lucido. Questo semplicemente estrae qual è il nome del bottone selezionato e in base al nome cosa fa? Lancia, passa questo contenuto, il numero del bottone selezionato, lo passa tramite una intent che serve per trasferire informazione da un'activity all'altra e poi lancia l'altra activity. L'altra activity legge l'informazione che gli è stata passata e poi fa la sua elaborazione scaricando il codice se connesso alla rete, dopo aver fatto un sense sul network se è connesso o no, e quindi la visualizza. Ok, abbiamo fatto l'applicazione, l'ho insegnata, adesso un po' velocemente. Cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato come si specifica un Android Manifest, si specifica un activity, come si definisce e come si chiama un'activity da un'altra. Siamo contenti? Sì, abbiamo imparato la tecnologia per far comparire due finestre e l'azienda è contenta perché sa che questo è stato visto e quindi può metterlo in produzione. Però non siamo sicuri che non ci sia qualcosa di più dentro a quello che ho appena mostrato, oltre a quello che ho appena detto? Io sono convinto che c'è qualcos'altro dentro a questo codice che vi ho appena illustrato. E adesso ve lo faccio vedere quello che c'è un po' di più. E che se lo si legge bene può essere estremamente interessante. Faccio una parentesi. Allora, io lavoro nell'ambito appunto degli agenti intelligenti, è un ramo della ricerca in intelligenza artificiale e questo è nato a fine anni 90, primi anni 2000. Due ricercatori,
Jennings e Bouldridge hanno dato il loro grosso impulso con la tesi di dottorato di Bouldridge e il suo relatore, appunto, Jennings, che in qualche modo è esploso questo interesse verso gli agenti intelligenti. Ma vediamo concretamente questi agenti intelligenti. Gli agenti intelligenti nascono appunto fine anni 90. Negli anni 90 erano esplosi l'object orientation, quindi effettivamente gli agenti intelligenti, diciamo gli agenti in generale, condividono moltissimo con un oggetto. Hanno un'identità, incapsulano uno stato, un comportamento, hanno un'interfaccia con cui comunicare all'esterno, e la stessa cosa hanno gli agenti. Ma quello che fu introdotto da questi due ricercatori nel concetto di agente erano queste altre tre caratteristiche. Gli agenti sono autonomi, usano un linguaggio di comunicazione e non un'invocazione di metodi, e sono proattivi. Ok, la maggior parte di quelli che lavorano su software che sentono queste caratteristiche dicono: oddio, mancherebbe solo che adesso il software faccia quello che vuole, perché uno dei maggiori motti, no, degli agenti rispetto agli oggetti è: gli oggetti lo fanno perché devono, gli agenti perché vogliono, no? Allora, come perché vogliono? Se io gli chiedo che faccia un lavoro, non è che ci si deve pensare e poi dice no, non lo faccio, ci mancherebbe. Ma forse, al di là di questo motto, molto, diciamo, orientato a un ambito di intelligenza artificiale, c'è qualcos'altro che io adesso voglio provare a mostrare. Questo è un po' il cuore della differenza. Allora, abbiamo un oggetto 1 e un oggetto 2, per il loro stato è un metodo. Se l'oggetto 1 vuole mandare un messaggio all'oggetto O2, quello che fa è O2 punto nome del metodo che è elencato nell'interfaccia, e gli argomenti passati dal metodo sono il contenuto del messaggio. Nel caso di un agente le cose sono un pochino diverse. Allora, l'agente A2, l'analogo dell'O2, è autonomo, quindi l'agente A1 non ha il controllo sopra l'agente A2, come l'oggetto O1 ha invece dell'oggetto O2. Quando l'oggetto O1 lancia un metodo su O2, in effetti il thread che sta eseguendo, diciamo in cui l'oggetto O1 è inserito, il suo codice in esecuzione, esegue anche quello dell'oggetto O2. Quindi il controllo, il control flow è dell'oggetto O1. L'oggetto O2 è un servizio, diciamo, in terminologia, non può fare altro che essere controllato dall'oggetto O2. E quindi un agente invece autonomo, il controllo non lo dà a nessuno. Quindi l'agente A1, per comunicare una richiesta di esecuzione, ad esempio di un'azione A, con un metodo analogo, deve fare la richiesta: scusa, puoi eseguirmi questo, la tua azione? E l'altro risponderà sì, no, magari, può anche rispondere in questo modo. Ossia, come appunto si dice, non è garantito che l'esecuzione venga effettuata. Allora questo impaurisce ancora di più. Ma perché lo si vuole fare? Perché lo si vuole fare? Questo è il motivo. Si vuole rompere proprio il flusso di controllo. C'è un flusso di controllo che va dall'oggetto 1 all'oggetto O2 ed è unico. C'è un unico flusso di controllo, è il codice che è modularizzato, ma non il flusso di controllo. In due agenti, oltre il codice che programma i due agenti, anche il flusso di controllo è separato. Quindi non si ha il flusso di controllo unico. Questo aumenta il decoupling delle componenti. Ok? Aumentando il decoupling si ha una migliore modularizzazione del software, e infine con questi due aspetti si ha un migliore riuso del software. Il completo decoupling di riferimenti diretti: l'oggetto 1 deve possedere un riferimento all'oggetto 2 per invocarci un metodo. Si ha una migliore modularizzazione e è più facile di usare il software. Non c'è scritto dentro il codice che io devo usare quell'altro oggetto. È vero, l'interfaccia raggiungono cose analoghe, sono d'accordo. Questo, il bind dinamico va a risolvere, affrontare questi
problemi, però in qualche modo ci deve essere un'interfaccia comune. Se non c'è un'interfaccia compilata nello stesso modo, almeno nello stesso standard, non funziona. Nell'ambiente ad agenti l'unico mezzo per mettere insieme due componenti è quello della comunicazione. Quindi l'obiettivo non è tanto fargli rispondere sì, no, o forse, non so se c'ho voglia, ma quello di raggiungere un maggiore riuso del software. Jade e Wade, che sono due grossi framework ad agenti, tanto per dirvi i concetti sono importanti, sono stati sviluppati proprio da Telecom Italia nell'ambito del consorzio FIPA e sono la base di moltissime applicazioni per il deployment della DSL in Italia, quindi sviluppati qui a Torino da uno studente, il gruppo, parliamo studenti, uno dei primi studenti di informatica del nostro corso di laurea. Quindi, insomma, hanno delle applicazioni poi. Allora vogliamo rivedere un attimo il codice che vi ho fatto vedere prima alla luce di queste nuove considerazioni sugli agenti? Questa è l'attività che richiama l'altra attività. Ma andiamo a guardarlo un attimo meglio. Guardiamo questi due punti. Start activity, passo la intent. C'è qualcosa che non mi torna qui. O meglio, mi torna molto meglio, molto di più. Questo non è un'invocazione di un metodo. Io mi sarei aspettato qualcosa del tipo activity2.start, passando il parametro. Ma qui non c'è scritto quello. C'è scritto start activity. In realtà sarebbe this.start activity. Cioè io devo partire, allora non torna la cosa. In realtà questo è fatto per evitare proprio l'accoppiamento stretto fra le due attività. Che senso avrebbe avere il riferimento diretto all'attività qui dentro? Mi legherei questa attività a un'altra, andando a ledere quella che è, diciamo, l'autonomia dell'attività. Okay? Quindi andrei a ledere il riuso di questa attività. Ho usato autonomia, ma riuso è la stessa cosa. Quindi, se la si guarda bene, quella start, la chiamiamo invece di start send, send message, cosa? Il contenuto passato lì dentro. Guardiamo il nome, intent. Allora, una delle astrazioni degli agenti note, appunto fatte dello stesso Goodrich, è quello dell'astrazione BDI, Belief, Design, Intention. Sono i tre concetti su cui si basa la programmazione di un agente. Belief, Design, Intention. Intenzioni. Cioè quello, un'azione che può essere, ci si committa a fare, ci si impegna a fare. Ma in fondo un'attività, quando espone che può ricevere una certa intent, si impegna a fare quell'attività. Quindi una rappresentazione non a interfaccia semplice, ma una rappresentazione quasi normativa, passatemi il termine, in cui si impegna a fare una certa cosa. È ben diverso. Ci torno tra poco. Quindi, creazione di un'intenzione e invio di un messaggio, ma nel vero senso del termine, non invocazione di un metodo. Qui la start non è fatto con invocazione, eppure siamo in ambiente object-oriented. Guardiamo quando riceve il messaggio. Allora, nell'ambiente object-oriented classico, come ho detto, l'argomento del messaggio è nell'argomento della chiamata del metodo. No, è qui dentro la lettura del messaggio. Get intent. Allora, guardiamolo di nuovo. Get intent è rivolta a se stesso, this. Vuol dire, leggi nella mia coda di messaggi l'informazione. Cosa vuol dire questo? Che è questa attività che decide autonomamente quando fare la lettura. Potreste anche scrivere attività che non legge questa informazione. Certo, non funziona. Però è scritto da autonomamente dall'applicazione quando andare a leggere. Questo è il concetto, appunto, di autonomia. Non è l'altro che mi dice quando devo leggere l'informazione, passando all'argomento, ma è l'attività che lo va a leggere. Lo legge su se stesso, dentro a una coda di messaggi propria, che gestisce in proprio. Perché questo? Allora, perché lo si vuole più autonoma l'attività, ovvero la si vuole riusabile. Si vuole aumentare la riusabilità in maniera forte delle attività, perché poi è questo lo scopo. Andiamo quindi a rivedere un attimo. Quindi rompere il flusso, quindi ogni attività ha il proprio ciclo di vita e decide quando va a prendere le proprie informazioni e quando fa partire le altre.
con delle richieste, disaccoppiamento delle componenti, quindi nessuna attività ha un riferimento diretto all'altra attività, e se andiamo a mettere facciamo male, perché stiamo programmando malamente, non permettiamo un riuso forte dell'attività. Migliore modularizzazione, ogni attività è contenuta su se stessa, non dipende da altri in qualche modo, ed è questo che si deve cercare di ottenere se si vuole un riuso forte delle proprie codice scritto. Ancora di più, voglio farvi vedere ancora meglio alcune cose. Allora, una delle cose, dei principi fondamentali di un sistema di agenti, che un sistema di agenti vive in un ambiente e comunica con altre entità. Allora, quello che si descrive solitamente è questo schema che vedete sul lucido. Gli agenti sono organizzati in organizzazioni che hanno scopi comuni da voler ottenere e poi interagiscono con appunto scambio di messaggi. Queste poi hanno la loro sfera di influenza in un ambiente, fanno sensing dell'ambiente per attuare il robot che legge e che modifica l'environment e in qualche modo percepisce informazione, leggo e ho dell'informazione nell'ambiente. Ora io cambio solo i nomi di questo disegno, che è il disegno nel libro di Bouldridge su agenti. Ho messo altri nomi. Allora, invece di organizzazione ho messo app, invece di agenti ho messo activity, e invece di interazione ho messo intent. Invece di environment ho messo mobile device, ma anche l'environment poi che ci offre. Invece di sense e act, beh, queste le lasciate così, perché in fondo un activity può fare sense all'interno del device, essere notificato dei cambiamenti di stato, eccetera, e può agire verso questo ambiente per modificarlo. E l'app mette insieme più activity. E allora guardiamo di nuovo il manifest. Guardiamo questi punti. Quando io descrivo un'applicazione, dico qualcosa di più. Sto descrivendo un'organizzazione di entità autonome che collaborano per un risultato comune. Sto facendo un elenco di attività ed elenco anche quali sono le intenzioni che queste vanno a rispondere, quindi gli impegni scritti che loro si prendono a risolvere rispetto agli altri. Questo, poi se l'attività è appunto pubblica, permette anche ad altre attività di altre applicazioni di andare a collaborare per ottenere un goal, scambiandosi messaggi. Quindi io quando descrivo un'applicazione è come descrivessi un sistema multiagente in cui descrivo l'organizzazione come si relazionano tra loro. Bene, cosa quindi ho imparato rivedendolo in questo modo? Beh, ho imparato che appunto i componenti agiscono e fanno sensing in un certo ambiente, che in qualche modo un Android Manifest organizza un'applicazione e la organizza come? Specificando quali sono le sue componenti essenziali e come queste si impegnano verso le altre a interagire e a funzionare. E ho imparato anche che se si vuole un maggior riuso del software devo evitare completamente quello che è un legame stretto tra le componenti che voglio riusare. Beh, allora forse effettivamente c'era in quel codice, anche molto semplice, qualcosa di più. Bene, concludo rapidamente. Allora, ripeto, come docente sono sicuramente consapevole che dell'importanza della tecnologia, a me personalmente mi piace molto, quindi ci vado subito a investigare perché mi appassiona, però sono anche consapevole che le tecnologie passano molto in fretta e prendere certi commitment verso una certa tecnologia mi potrebbe anche portare a insegnare male, a fare un pessimo servizio. Questo non vuol dire che non si debba insegnare tecnologia, ma che forse la tecnologia va insegnata legandola fortemente a quello che è appunto il problem posing and solving, cioè un approccio metodologico, pedagogico dell'insegnamento della tecnologia che passi anche nel far vedere connessioni e link che ci sono tra altre tecnologie o altre anche metodologie che possono sembrare molto lontane da quello che stiamo studiando. Questo permette di evitare che i miei studenti, quando usciranno, saranno vecchi in fretta, perché se le tecnologie muoiono in fretta e i miei studenti sanno solo le tecnologie, moriranno in fretta pure loro.
questo è un po', insomma, una mia opinione personalissima. Grazie per la vostra attenzione.